storica della lotta all'inquinamento a Taranto. Grazie per essere qui e sappiamo che lei parlerà anche dal palco. Se vuol dire qualcosa, professore. Sì, grazie per l'invito. Innanzitutto mi associo alle cose che ha detto Lina Ambrogimelli. Siamo in una fase particolare dopo la condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per non aver protetto i cittadini di Taranto. Adesso siamo nella fase delicata, quella del monitoraggio, lo ricordava prima Lina, e abbiamo un elemento in più da sottoporre a chi farà il monitoraggio dell'applicazione di questa sentenza. L'elemento in più da sottoporre all'attenzione è la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario che è stata realizzata da pochi mesi, una valutazione istituzionale, e questa valutazione dice con chiarezza per la prima volta che con l'attuale livello di produzione a 4,7 milioni di tonnellate annue di acciaio c'è un impatto sanitario inaccettabile sulla popolazione del quartiere Tamburi. In tutti questi anni era stato detto che con la riduzione dei volumi produttivi l'impatto era accettabile, invece adesso si scopre con questa valutazione che a questo livello produttivo l'impatto sanitario è inaccettabile per la scienza, ossia questo significa che dal 2012 in poi hanno prodotto dei danni sanitari considerati dalla scienza inaccettabili. Non solo, poiché questa è una valutazione non solamente di tipo retrospettivo, ma è una valutazione predittiva, noi oggi possiamo dire che continuando di questo passo, il danno che verrà prodotto, il rischio che verrà causato dalla popolazione sarà un rischio inaccettabile. E la cosa incredibile è che nonostante la scienza abbia messo ormai in campo tutto questo, è il governo che trattiene per la giacca ArcelorMittal, che vuole andare via. Vuole andare via perché non riesce a fare profitti. E sia ben chiara una cosa, se non riesce a fare profitti ArcelorMittal, non lo farà nessuno. Quindi ci troviamo di fronte a una fabbrica che è morta, non ha più nessun futuro. E l'unico futuro che ha è quello di produrre altri danni, senza peraltro produrre alcun profitto. Il che significa realizzare la terza legge della stupidità secondo il catalogo proposto dal professor Cipolla. Quindi se noi produciamo dei danni sanitari con associandoci delle perdite anziché dei profitti, io mi chiedo ma qual è logica di buon senso stiamo portando avanti al Taranto? La realtà purtroppo è che siamo di fronte a governi che non sanno che pesci prendere. Questi governi non sanno quale alternativa dare, perché in tutti questi anni, anziché prefigurare, come è stato fatto in altri paesi d'Europa, un piano alternativo di riconversione, in tutti questi anni si è voluto continuare in maniera, io direi, stupida, ad andare a sbattere sempre contro lo stesso ostacolo. E l'ostacolo è questo, che se non si superano i 7 milioni di tonnellate annue di acciaio, questo stabilimento non andrà mai in attivo. E siccome il mercato a livello internazionale è un mercato che non richiede più l'acciaio di un tempo, e soprattutto questo stabilimento è uno stabilimento ormai obsoleto che comporta notevoli criticità, è chiaro che questa non è più la strada da proporre per il futuro. In sostanza noi ci troviamo di fronte a un nodo che è tutto politico, mentre una volta avevamo di fronte l'economia, ci dicevano c'è una ragione economica,
adesso ormai il re è nudo, il re è nudo ed è solo un re politico, la ragione economica non c'è più, e non essendoci più la ragione economica vuol dire che c'è solamente una ragione politica, e questa ragione politica è così meschina che, detto in una parola, noi possiamo dire non hanno alternative, non hanno studiato un futuro per Taranto, perché Taranto non era al centro dell'agenda politica. E questa è la ragione per cui noi consideriamo queste scelte dei governi che si sono succeduti scelte di razzismo ambientale, perché Taranto è stata considerata una città di serie B, mentre in altre città è stata considerata l'area calda un'area da superare e quindi dare un futuro alla città, invece a Taranto, Taranto è stata considerata una città da sacrificare. E poiché il nodo non è più economico, è solo politico, conta moltissimo la mobilitazione della gente. Il 26 saremo in piazza e saremo in tanti, perché la gente intelligente ha capito che il nodo è un nodo che si gioca sul piano politico, cioè nel senso che se noi cittadini riusciamo a far sentire la nostra voce e a far sentire che la nostra voce è piena di buone ragioni e dà il consenso alla popolazione, io credo che questo è il momento giusto per farla sentire questa voce con le nostre buone ragioni, e che se le persone rimarranno a casa non hanno capito che adesso si sta giocando la partita più importante. Non era mai accaduto che una multinazionale si ritraesse da Taranto, non era mai accaduto che Riva si ritraessero da Taranto, e adesso accade che Taranto non ha più nessun ruolo economico, e poiché non ha più nessun ruolo economico possiamo dire, basandoci proprio sulla logica economica e sul buonsenso, che Taranto ha diritto a un'alternativa economica e che quelle ciminiere vanno spente. Grazie per